L'inizio del nuovo anno è anche il tempo e il periodo per tracciare bilanci di previsione su esigenze e aspettative utili per programmare l'attività. Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha incontrato la stampa per tracciare il percorso della sua amministrazione. Un anno sicuramente difficile per la finanza locale, con un occhio di riguardo a risparmi e a tagli, ma sentendo anche le voci degli assessori c'è voglia di programmazione e di nuove sfide. Noi ci proponiamo, nella consapevolezza della situazione realistica che abbiamo di fronte e quindi della necessità di ricostruire un equilibrio finanziario della Regione, ci proponiamo essenzialmente di individuare quelle politiche condivise sul territorio che sono ritenute essenziali e prioritarie. Questo è il primo elemento, cioè definire quali sono i livelli essenziali dei servizi che la Regione Piemonte in questo momento storico ritiene inderogabili. E questo è un processo che faremo condividendo con i soggetti dei territori, costruendo con loro quello che abbiamo chiamato un patto per il sociale della Regione Piemonte per il 2015. Necessariamente questo lavoro dovrà essere accompagnato da un processo di riorganizzazione complessiva del sistema del welfare piemontese, che così com'è adesso fatica a reggersi e quindi è sostenibile con estrema difficoltà. Processo riorganizzativo vuol dire che dovremmo cercare di riorganizzare gli ambiti dentro i quali poi si realizzano anche i trasferimenti delle risorse che avremo in bilancio del 2015. Il nostro obiettivo di fondo è quello di ripensare il sistema organizzativo del welfare piemontese, identificando i distretti sanitari come i luoghi in cui si identificano anche le politiche sociali. Questa identificazione tra ambito sanitario e ambito delle politiche sociali può aiutare sia a razionalizzare sia nel contempo anche a identificare meglio e a gestire meglio i servizi. Sicuramente il 2015 sarà un anno molto importante, pieno di grandi cambiamenti, grandi trasformazioni. Innanzitutto mi auguro che si faccia chiarezza rispetto al ruolo delle regioni. Se penso ad esempio al Jobs Act, ci sono aspetti che devono essere chiariti, ad esempio per quello che riguarda l'agenzia regionale e quindi di conseguenza per quelli che sono i servizi per il lavoro. Così come attendiamo con ansia quelli che sono i decreti rispetto ai nuovi ammortizzatori sociali e quindi all'articolazione e che cosa vuol dire in termini di ricaduta sul nostro territorio, sulla nostra regione. Le aspettative per il 2015 sono innanzitutto sul diritto allo studio, confermare quello che è stato il cambio verso nostro, non dimentichiamo che con appunto il nuovo bilancio, l'assestamento, siamo riusciti a dare a 2200 studenti in più rispetto all'anno precedente la borsa di studio nell'ambito del diritto universitario, quindi mantenere questo trend positivo, quindi arrivare auspicabilmente al 100% di copertura degli aventi diritto. E poi su quelle che sono le altre mie deleghe di lavoro, innanzitutto far sì che la Regione sia più presente sul tema dell'immigrazione, perché sappiamo essere un tema molto caldo e la Regione sta cercando, ha già iniziato in questi mesi, a recuperare un suo ruolo di programmazione, di coordinamento che non l'aveva vista protagonista negli anni precedenti. Sarà un 2015 di trasformazione, come peraltro questo riguarda tutta la regione Piemonte e quindi anche questo riguarda anche cultura e turismo, e il nostro compito è quello di accompagnare questa trasformazione cercando di tutelare il sistema, ma d'altra parte disponibili al cambiamento. Se pensiamo al settore dell'istruzione, anche qui mi auguro che si faccia chiarezza rispetto a quello che è stato il documento presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto alla buona scuola, qual è il ruolo delle regioni che vuole essere, che il governo intende attribuire, e anche qui tenendo in considerazione un po' le specificità che il Piemonte è riuscito ad esprimere nell'arco degli anni rispetto ai temi legati alla dispersione scolastica, all'integrazione dell'offerta formativa. E c'è un tema che credo debba essere affrontato in modo abbastanza
urgente che è il tema del diritto allo studio. Oggi noi abbiamo molti studenti che faticano a frequentare le scuole perché le famiglie non sono più in grado di garantire loro le risorse necessarie per poter frequentare le scuole. Noi stiamo lavorando a una legge contro tutte le discriminazioni intese in senso europeo, quindi dalle discriminazioni legate al sesso, all'orientamento sessuale, fino a quelle legate appunto alla provenienza razziale, e questo è uno degli ambiti di lavoro. L'altro sarà effettivamente quello di arrivare ad una legge anche sull'immigrazione, quindi un Piemonte attento ai diritti di tutte e di tutti, e questo è il nostro obiettivo appunto per il 2015. Rivendico assolutamente la cultura e il turismo come uno degli assi di crescita di questo paese, e sarebbe veramente cieco accantonarli, nel senso che se noi possiamo recuperare 5 punti di PIL lo possiamo fare sul turismo, per esempio, e forse è una sfida da giocarsi questa anche col resto dell'Europa. Presidente, per il 2015 i piemontesi cosa si devono aspettare? Si devono aspettare una politica che cerchi di rimettere la regione in grado di poter creare crescita e coesione sociale, che mi sembra quello di cui la nostra comunità ha bisogno, lavoro e sostegno alle persone più deboli. Per fare questo, dato che le risorse sono sempre di meno, bisogna cambiare verso al modo con cui li si spende. È l'unico modo in cui poter fare sì che con meno soldi si faccia come, e io dico molto meglio di prima. Dovendo dare un sostantivo o un aggettivo per i piemontesi, che tipo di anno sarà? Deve essere solidale, deve essere responsabile. Solidale nel senso che su alcuni servizi e su alcune linee fondamentali deve promuovere e deve rafforzare la propria presenza. Penso a tutto il tema dell'integrazione sociosanitaria, dove sono in gioco dei servizi per le persone veramente fragili. Penso a tutto il tema che negli ultimi anni è diventato molto più cruciale, che è il tema del contrasto alle nuove forme di povertà e di disuguaglianza. Penso a tutto il tema della casa, delle politiche per l'abitare, delle politiche di sostegno alla locazione. Ecco, su queste linee la Regione deve avere un grosso impulso programmatico ed indirizzo. Non è più il tempo in cui se è possibile immaginare un rapporto con la Regione soltanto, esclusivamente, come il luogo da cui ricavare le risorse e basta. Può essere un momento per ripensare alle modalità con le quali noi programmiamo le risorse all'interno della nostra regione. Questo sicuramente sarà un elemento che, in modo particolare per i temi che riguardano il diritto allo studio, è sicuramente uno dei temi sui quali noi affronteremo urgentemente e rivedremo le leggi che disciplinano il diritto allo studio all'interno della nostra regione. Ugualitario o attento alle opportunità di tutte e di tutti? Un verbo, ripartire. Fiducia è un sostantivo, ma credo vada bene lo stesso.